Quindi adesso io darei la parola, se è disponibile a intervenire subito, sì, perché penso che la critica, partiamo dal punto più distante. No, adesso scherzo, se vuoi intervenire subito te la vado subito, se non è un problema, altrimenti la... No, ti avevo già segnato per quello, pensavo di avertelo detto prima, a Maurizio Lunghi, che è segretario della CGIL. Sì, adesso è chiaro che in 5 minuti penso che è impraticabile, ma però se facciamo uno sforzo per vedere... Dunque, adesso, se il decreto attuativo contenesse esattamente tutto il ragionamento che qui spiegava il professor Taddei, noi avremmo sostanzialmente, come dire, risolto temi che riguardano il mercato del lavoro di questo paese, che hanno circa una storia di trentennale. E avremmo, come dire, in un colpo solo risolto anche un altro grande problema che ha questo paese, e cioè che sarebbe quello di riuscire a fare un'operazione, direi che avrebbe quasi il miracoloso, perché attraverso la leva del mercato del lavoro noi avremmo, come dire, risolto tutte le questioni che dovrebbero essere affrontate invece partendo dalle scelte di politica di sviluppo industriale. Cioè, se uno segue con attenzione il ragionamento del professor Taddei ci dice che attraverso il mercato del lavoro noi riusciamo sostanzialmente a risolvere quelli che sono problemi atavici che ha questo paese, che stanno nel fatto che da sempre il capitalismo italiano ha, come dire, avuto sempre il braccetto corto dal punto di vista degli investimenti sullo sviluppo prodotti in processo, e da sempre c'è una cronica assenza in questo paese di scelte di politica industriale di sviluppo chiare, tant'è che noi oggi stiamo sostanzialmente, oggi, negli ultimi decenni, stiamo sostanzialmente consegnando tutti i nostri asset più significativi e strategici agli stranieri. Cioè stiamo sostanzialmente vendendo quelle che sono le realtà di spicco che possono dare possibilità di crescita e di sviluppo del paese. E stiamo sostanzialmente consegnando, di fatto, quella che dovrebbe essere una scelta di politica industriale che parte da un ragionamento che il governo fa nel rapporto con l'insieme della classe sociale che costituisce il paese, in realtà nelle mani di quello che è un'esigenza prettamente dell'impresa. Cioè noi stiamo dicendo alle imprese, vi mettiamo a disposizione un mercato del lavoro che vi consente, dopo che già avete a disposizione 46 tipi di rapporto di lavoro diversi, di avere anche il 47esimo, che è rappresentato dal contratto a tutele crescenti. Sapendo che il problema del contratto a tutele crescenti è legato al fatto che se ci fosse davvero un decreto attuativo domani che dice che si cancellano tutte le altre forme, non solo il CoCoPro, che tra l'altro è una forma utilizzata relativamente nel mercato del lavoro di oggi, perché le forme maggiormente utilizzate nel mercato del lavoro di oggi sono i contratti di collaborazione coordinata, che prevalentemente si rivolgono poi alle figure che sono già anche in pensione e che le aziende tengono nel loro interno perché rappresentano una realtà, diciamo, di ricchezza professionale di cui non possono fare a meno, tant'è che io potrei quasi qui stasera fare una scommessa che i CoCoCo non saranno minimamente toccati, o se sono toccati in termini graduali, perché i primi a non volere che siano toccati sono gli imprenditori. I CoCoPro sono una realtà del mondo del mercato del lavoro di oggi, ma poi ci sono tutte le altre 40 forme che sono rappresentate dalle forme di partite IVA finte, che sono rappresentate dalle forme di rapporto incomodato, che sono rappresentate dall'associazione di imprese, eccetera, eccetera, eccetera. Allora io trovo che sia davvero fantastico, cioè se fosse vero che noi abbiamo un decreto attuativo che cancella tutte queste forme qua, avremmo fatto un importante e significativo passo in avanti. Questo per dire un elemento, però resta sempre quel problema che dicevo all'inizio, e cioè che non mi hai risolto il tema della politica di sviluppo del paese e della politica industriale del paese, perché quello è fatto attraverso una scelta precisa di dove io indirizzo le risorse. Perché se io faccio un'operazione in cui, anziché immaginare quelle poche o tante risorse che avrò a disposizione, comprese quelle di Juncker, se mai ci saranno, e non dico dov'è che le voglio spendere, io consegno solo uno strumento che serve a distribuire il poco lavoro che c'è oggi. Quando io invece avrei bisogno di costruire del nuovo lavoro, avrei bisogno di costruire nuove occasioni di lavoro, nuovi posti di lavoro, su nuovi prodotti, su nuovi processi. Avrei bisogno di fare sistema territoriale, sistema paese. Questo è quello che manca oggi in Italia. Manca un sistema.
Cioè non c'è un'idea, un ragionamento che tenga insieme il filo logico per cui io alla fine gli consegno il mercato del lavoro necessario per quello sviluppo lì. Il mercato del lavoro è l'ultimo dei problemi che viene dentro in uno schema ragionato di buonsenso. La Germania non ha affrontato la crisi in questo modo. Anzi, la Germania da questo punto di vista ci sta dicendo, ed è un campanello d'allarme che dobbiamo tenere presente, che nonostante che sia uno dei paesi che diciamo appare come una locomotiva, no? Poi sappiamo che i tedeschi non si prendono mai la responsabilità di trascinare l'Europa perché è un problema di difficoltà loro di fare quello sforzo lì. Però la Germania oggi ci dice che con i mini job, che sono un'invenzione di mercato del lavoro che loro hanno fatto, hanno creato 7 milioni di nuovi poveri in Germania, che prendono 450 euro al mese. Cioè, nonostante che lì ci sia il più alto livello di esportazione, il minor numero di disoccupati, il più alto numero di occupati, però ci sono 7 milioni di lavoratori tedeschi che oggi lavorano a 450 euro al mese. Perché? Perché dentro nel ragionamento dell'affrontare la crisi hanno a un certo punto pensato alla scorciatoia del mercato del lavoro, cioè individuiamo uno strumento del mercato del lavoro che consente di rappresentare una risposta al fatto di occupare comunque a prescindere che cosa? Alla qualità dell'occupazione che uno faceva. Ora, se la Germania è messa così, ed è la Germania, è evidente che da questo punto di vista non si può pensare che l'Italia, con i problemi storici che ha, possa, come dire, avere la soluzione al suo problema attraverso un'operazione di mercato del lavoro. E l'altro aspetto è che se si vuole dare un senso all'estensione degli ammortizzatori, bisogna che lì ci mettiamo nell'ordine di idee che per gli ammortizzatori da chi sono pagati? Sono pagati dai lavoratori delle imprese. Cioè gli ammortizzatori in Italia esistono perché sono pagati dalle imprese e dai lavoratori che versano al fondo dell'INPS. Quelli che non versano al fondo dell'INPS non hanno diritto agli ammortizzatori perché non se li pagano. Gli ammortizzatori in deroga sono stati inventati dai governi di destra di questo paese per dare una risposta alla crisi che sembrava fosse una crisi passeggera, poi invece è già da 7-8 anni che sta durando, ma è stata una risposta costruita ad hoc per mettere un tampone in tutte quelle situazioni minacciologiche in cui non ci sono i versamenti degli imprenditori e dei lavoratori all'INPS per farsi il fondo di cassa integrazione. Allora, sarebbe, come dire, fin troppo banale dire che forse si potrebbe estendere gli ammortizzatori a chi non ce li ha, incominciando a creare le condizioni che se li paghino tutti, in proporzione a quelle che sono le condizioni che ne sono delle imprese. Io non pretendo che un artigiano versi quanto versa la GD o l'IMA, però può partecipare al fondo dell'INPS se si creano le condizioni, così come quel lavoratore che lavora all'interno dell'artigiano può partecipare al versamento del fondo dell'INPS, così come nei settori del commercio, dei servizi e quant'altro. Ora, se incominciamo a ragionare che gli ammortizzatori ce li paghiamo dal punto di vista di chi lavora e dell'imprenditore che ha al suo seguito i subordinati, alla fine si mette intanto insieme un sistema che ha sicuramente un gettito più ampio di quello che abbiamo oggi, tanto per dare un esempio. Poi, anziché ancorare il discorso come è stato fatto per gli ammortizzatori in deroga, che è ancorato al sistema fiscale di fatto, perché sostanzialmente si chiede alle regioni di intervenire con un 30%, le regioni lo fanno utilizzando le tasse che paga il pantalone e l'altra parte la mette l'INPS. Ora, bisognerebbe costruire, diciamo, una condizione che per uscire da quella logica lì tutti concorrono nella solidarietà generale a versare al fondo di TIPS. E lì, intanto, avremmo già trovato una risposta all'estensione del ammortizzatore. Questo renderebbe anche le imprese e i lavoratori delle imprese, come avviene nei casi laddove i versamenti si fanno, ad avere anche un controllo più efficace sull'uso degli strumenti di ammortizzatore sociale. Quello che invece, quello che invece sta accadendo adesso è che questo tema dell'estensione non è stato affrontato in questi termini. Capisco lo sforzo che diceva il professor Taddei dei 2 miliardi, eccetera, ma perché è uno sforzo che è ancora dentro nella vecchia logica. Cioè, vado a reperire sulla fiscalità generale una risposta sugli ammortizzatori. Sapendo poi, tra l'altro, che abbiamo un problema derivante dalla riforma Fornero, cioè che i periodi di cassa integrazione e di copertura che servono per gestire e salvaguardare l'occupazione e le crisi si stanno accorciando, perché la Fornero ha introdotto una modificazione della normativa che fa riferimento sia ai periodi di cassa integrazione che ai periodi cosiddetti di mobilità. Quindi là dove c'è la possibilità di utilizzare i vecchi strumenti, la Fornero ha già ridotto del 50% quell'ombrello di copertura lì.
Allora, io mi domando, quel 50% che lì è stato ridotto e che è servito insieme all'operazione sulle pensioni a fare cassa per lo Stato italiano e a creare liquidità, ma perché non può essere rimesso nel circuito per aiutare l'estensione degli ammortizzatori e non invece dare una risposta alle persone solo una volta che hanno perso il lavoro? Perché se io parlo di ASPI, bisogna sapere che parlo di persone che hanno perso il lavoro, perché io l'ASPI la percepisco il giorno dopo che sono stato o licenziato o che avevano chiuso l'azienda o che ho perso il lavoro, non ho più un'occupazione. E qui, concludo, il termine della formazione diventa strategico, però attenzione, noi non siamo un paese, e anche Bologna da questo punto di vista ne è la prova, nonostante qui ci siano dei modelli anche avanzati da questo punto di vista, noi non siamo un paese paragonabile alla Germania dal punto di vista dei sistemi formativi, perché abbiamo dei problemi con l'approdo che partono dalle scuole, a partire dalle scuole tecniche. Qui una volta avevamo il fiore all'occhiello che era il Dino Valeriani, adesso è purtroppo è sostanzialmente una realtà che non è più in grado di inseguire le esigenze delle imprese. Ma anche sotto il profilo, diciamo così, dell'impostazione, della formazione e della riqualificazione, bisogna anche lì sapere su che cosa formiamo e riqualifichiamo. Perché se io dico che a Bologna è strategico il turismo, faccio un esempio, e dico che bisogna fare i tortellini, aprire i ristoranti, fare i bar perché bisogna, come dire, gli alberghi perché bisogna ospitare i turisti, io devo indirizzare la formazione lì, perché se dico che quello è il mio investimento, no. Se io dico che invece la formazione strategica è l'economia verde e quindi il fatto di individuare prodotti che rispondono alle logiche di un'economia verde, io devo sapere che a partire dalla scuola, nei luoghi di lavoro, laddove perdo il lavoro, devo riqualificare e formare le persone in quella direzione lì. Cioè devo avere degli elementi di indirizzo, se no di quale formazione stiamo parlando? E quindi su questo, per esempio, io dico che un altro errore che è stato fatto è aver dato l'IRAP a pioggia. Non si dà l'IRAP a pioggia alle aziende che licenziano. Perché quello è già risolto il problema del costo del lavoro. Licenziato, perché gli devo dare anche lo sgravio dell'IRAP? Cioè, questa cosa che io tolgo dall'IRAP per il calcolo del lavoro, no? Beh, per quale motivo io devo regalare delle imprese che non sono virtuose, che sono anche imprese parassite che stanno sul mercato del lavoro? Perché devo forgiare tutte nello stesso modo? E perché quindi io, sulla base del fatto che riduco l'IRAP per le aziende virtuose, non utilizzo la quota dell'IRAP per fare l'operazione, per esempio, che si diceva prima sulla formazione, e per costruire le forme di indirizzo formativo di cui ho bisogno? Questi sono alcuni degli esempi, ma nel breve tempo a disposizione, insomma, per cui a nostro giudizio esiste uno scarto tra le cose dette e le cose contenute nei provvedimenti. Io concludo dicendo questo: penso che lo scarto sia anche legato a un errore di fondo, che è rappresentato dal fatto che si è voluto affrontare la riforma del lavoro senza discutere con chi rappresenta il lavoro. Questo è il problema di fondo. Cioè, tu potrai essere bravo finché vuoi, potrai pensare di essere rappresentativo finché vuoi del pensiero medio degli italiani, cioè mi riferisco al Premier, non al professor Cadelli. Tu potrai essere bravo finché vuoi, avere le sfere magiche, provenire dalla terra di Pinocchio, di Colodi, eccetera. Però c'è un punto. C'è un punto. Ognuno fa un mestiere in questa società. Allora tu non ti puoi confrontare con una parte sola. Se affronti il tema che riguarda il lavoro, ti devi confrontare con chi rappresenta quel tema. Poi posso capire che c'è un punto, sulla legge di stabilità mi puoi anche dire che non sono tenuto a discutere con te del sistema fiscale. Posso non essere d'accordo, però lo posso anche capire. Ma che tu non venga a discutere con me sulla riforma del lavoro, questo credo che sia una di quelle cose che, come si dice, prende un po' del posto. Soprattutto da uno che ci ha messo, credo, pochissimi giorni, a differenza di altri prima di lui, ad iscriversi al Partito Socialista Europeo. Grazie. Ti presenti perché ho scritto male il nome di tuo marito.